Pogolotti oltre 900, e questo l'argomento della mostra inaugurata alla Biblioteca della Regione Piemonte Umberto Eco mercoledì 4 ottobre. L'evento, curato dall'Associazione Radici Erranti e da Irene Pittature, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, intende dar conto della ricca vicenda familiare e della vitalità culturale del barrio Pogolotti a L'Avana, il primo quartiere operaio dell'America Latina, sorto nel 1911. Attraverso fotografie e documenti d'archivio, opere e scritti di Marcello e Graziella Pogolotti, progetti e studi dedicati a questa avvincente esperienza migratoria, oggetti di famiglia e manufatti dell'artigianato tipico locale. Si deve a Dino Pogolotti da Giaveno, investitore nel settore immobiliare, giunto nell'isola caraibica come segretario del console degli Stati Uniti d'America Frank Steinhardt, la progettazione del quartiere operaio nella capitale cubana. Quella di Dino Pogolotti è l'ennesima storia di un piemontese nel mondo. Sì, è una importante storia di migrazione che ha origine verso la fine dell'Ottocento e parla di sé ancora oggi, dopo 100 anni di storia. Coinvolge 3 generazioni, a partire da un imprenditore edile che ha costruito un barrio di 950 casette, passando per suo figlio Marcello Pogolotti, artista cubano di grande pregio, che ha dedicato il suo lavoro alla pittura sociale, per arrivare a Graziella Pogolotti, intellettuale, saggista e critica d'arte. Questa mostra dà una visione anche diversa della solita Cuba alla quale siamo abituati. Certamente è una vicenda che intreccia molti spunti e che mette in relazione l'esperienza cubana con quella europea e con quella italiana. Quello che vedrete in mostra sono una serie di documenti storici in originale, ove possibile, in riproduzione, laddove non era possibile portare in mostra materiali di archivio, raccolti grazie al lavoro di Maria Luisa Pogolotti, discendente di Dino, e grazie al materiale messo a disposizione dal Museo dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo di Frossasco, dall'Archivio Storico del Comune di Giaveno, dall'Archivio Arcivescovile della Diocesi di Torino, dalla Parrocchia San Lorenzo Martire di Giaveno e da Graziella Pogolotti, discendente di Dino, a L'Avana. Questa mostra si rifà a questa esperienza di Dino Pogolotti, che ha costruito questo quartiere a Cuba. Credo che questa mostra abbia anche un significato oltre che storico, perché rappresenta un momento in cui l'imprenditoria era interessata a fare degli interventi di tipo sociale, perché queste 350 casette è anche uno scopo sociale, di cercare di migliorare la qualità della vita degli operai. E invece noi pensiamo che abbia anche un richiamo al mondo attuale, al momento attuale, perché ci fa pensare ai fenomeni di immigrazione e come questi fenomeni sono sempre legati alla ricerca del lavoro. Questo lavoro che è così difficile da trovare anche nel mondo occidentale. Infine sarebbe anche interessante il concetto che questo Dino Pogolotti è riuscito a fare un'impresa di tipo anche creativo con che ha tramandato nel figlio, nella discendenza, e quindi è una bella esperienza di un italiano che, come si usa dire, certe volte ce l'ha fatta, e ci piace ricordare questo esempio.